Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser e benvenuti nel mio canale. Allora, vorrei tentare un achievement, che è quello di arrivare a battere The Lamb senza mai potendo raccogliere in sostanza solo chiavi, senza poter raccogliere bombe, senza poter raccogliere soldi, potendo raccogliere chiavi, pillole, carte e poco altro in realtà. Oggetti sì, chiaramente. Patti sì. Vabbè, ci abbiamo provato. Avrei preferito un Devirus, ma francamente non so neanche se lui... Cioè questa versione, che è quella super mega iper di Last, possa effettivamente lasciare giù. Allora, cuori no, ricordiamocelo. Monete no. Ok. Aprire ceste chiaramente sì. Piano doppio no, è solo molto grosso. Ok. Non abbiamo problemi di tempo. Non dobbiamo fare boss rush, non dobbiamo fare ash, non dobbiamo fare delirium. Dobbiamo fare niente di particolare. Allora, ci metteremo una vita e mezzo perché la partita è partita con un rosary che è fantastico come oggetto se lo trovi con un personaggio normale. Con lui che ha già il volo e non prende cuori è totalmente inutile. Chiave sì. Oh, perfetto. A sto punto ci facciamo direttamente il boss. Avrei sperato in una chiave da quel campione. Bombe no, mi raccomando. Oh cazzo, come primo boss è tosta. Come non mi ha colpito non lo so, ma tanto ci pensa lui a uccidermi. Tranquilli. Se stessi proprio veramente molto attento potrei anche farcela, ma dovrei stare veramente molto attento. Vediamo se riusciamo. Sta accelerando un po' troppo per i miei gusti sto tizio, devo riuscire a rallentarlo. Ecco così. Ah, ha ripreso. Quindi spari più? Totalmente inutile, perfetto. Solo oggetti inutili per noi. Secondo piano, cellar. Beh, qui. Carta sì, abbiamo detto, The Magician. Sarebbe molto interessante fare quella stanza, ma non con questo danno. Mi dispiace. Ma conviene anche, finché ci siamo, utilizzare eventuali stanze cursed room, lì come si chiamano, quelle dove si entra prendendo danno solitamente. Potremmo morire qui, perfetto. Oh merda, te non ti aspettavo. Bomba no, peccato. È un vicolo cieco. Chiave sì. Chiave dorata sì. Bomba no. Ok. Dovrò fare attenzione. Problema del non avere bombe. Oh, morire in questa stanza è ridicolo, eh. Roll enemies.
Reroll Enemies è fantastico se vi trovate in una situazione in particolare, cioè che ci sono tanti campioni. Perché se non erro, il rerollare non può mai farli diventare campione. Quindi, se, per esempio, questo è un campione, io lo rerollo e non può uscire un campione. Punto. Questo tu puoi saltare qui, ma non puoi saltare qui. La moneta sta bene lì. E coi boss chiaramente non funziona, il reroll enemies. Boss fastidiosi comunque. Cioè, come primo The Hunt, che è forse il peggiore che si possa trovare in quel frangente. Funghetto che ci dà un po' di shot speed, cioè di... ci siamo capiti. Va bene. Ok. La partita, quantomeno, si indirizza dalla parte giusta. Trovare Abaddon è sempre molto conveniente. Questo lo schiviamo come la peste. Danno non è così tanto, eh. Avrei preferito di meglio. Sto... bella, non l'ho mai vista quella stanza. Cuori neri no. Ah, qui è pieno di insidie, allora. Dobbiamo solo ricordarci quando entriamo in una stanza di non prendere e correre come faccio di solito. Pensavo fosse decente come danno, ma evidentemente no. Che cosa stai facendo? Cosa? Cosa? Spero che le indicazioni che ho siano corrette, cioè che basta non prendere soldi, cuori. Che non sia anche legato alle chiavi, perché ho letto che le chiavi erano esentate da questo achievement. Ma insomma, le fonti sono quello che sono. Allora, qua schiva. Mamma mia, qua schiva. Almeno la stanza degli oggetti vorrei vederla. Qui chi c'è? Oh, rompicazzo, perfetto. Neanche li vedo, quindi mi salteranno. Esatto. Abaddon non è sufficiente per fare una run decente. Non ci credo. Ok, quello non mi poteva colpire neanche volendo, tranne il fatto se ci vado addosso, ma insomma, ce ne vuole. Fart baby. Farting baby. Quantomeno questo famiglio ci protegge dalle lacrime. Ok, così, lì ok, bisogna scendere. Quindi faccio tutto sto casino, batto delle lembe per puro caso, sicuramente non con questo danno e non con questo tipo di lacrima. Allora, questo è quello che non...
Questo prendiamo perché è un damage up, anche se ci fa diventare decisamente troppo grossi. Gappi, possibilità di possibilità di diventare gappi, chiaramente sarebbe auspicabile. Ok, qua il danno è un filo meglio, sembra, però non sappiamo la stanza, quindi facciamoci una mappa mentale mentre andiamo, perché sennò cercando di non farci colpire da questi stronzi, perché sono pericolosi. Soprattutto questi che lanciano ancora lacrime. Batterie, non lo so, ma tanto non ci interessa, credo. Intanto facciamo così e lo buttiamo giù così. Questo anche lo buttiamo giù così. La carta sì. Ecco, questo è uno dei pochi modi che posso avere per aver bombe. Questa no. No, meglio di full. Beh, stiamo a rischiare un po' troppo. Cazzo. Se vedi le brutte usa dei full, se vedi le brutte usa dei full. Gli oggetti non pervenuta. Eccola qua. Questo è un altro modo per avere le bombe, per esempio. Così adesso se abbiamo problemi a spostare gli oggetti perché sono davanti alle porte, sappiamo come fare. Ok. Chiave, abbiamo detto di sì. Quello in teoria sì, possiamo prenderlo. Questi non c'hanno molti HP ma sono velocissimi, se non erro. Vediamo se il boss è qua. No. Okay. Ero quasi speranzoso. Non prendere quella bomba, non prendere quella batteria, ma più che altro perché la batteria non so effettivamente come funziona. Questa è una stanza di cacca. No, però è già molto meglio. Allora. Perfetto. Oh, merda. È quello che spawna. Quindi questo è pericolosissimo. Ancora più danno, mi sta bene. Lo prendiamo senza colpo ferire e quindi si scende. Due bombe, two clubs, 5 di là. Ok, quindi ancora non ho raccolto niente. L'importante è non raccogliere da terra.
Possiamo, andiamo dritti. Ok, qua c'è il boss. Bah, è totalmente inutile in realtà The Hermit, purtroppo. Questo possiamo farlo, la speranza era un'altra. Allora, non abbiamo visto la stanza degli oggetti. Però abbiamo visto che qua molto probabilmente c'è la stanza segreta e non ci possiamo fare niente. Perfetto. Spari doppia mandata. Ok. Bellissima questa. Merda. Per fortuna uno era di quelli modificati geneticamente. Allora, proviamo ad andare di qua. Non bisogna ricordarsi di non stare al centro della stanza, perché se si sta al centro della stanza, che è dove spawnano gli oggetti, è un cacchio di casino. Ok. Merda, questa è brutta. Esplodi, se non mi sbaglio. Ok, non posso prendere nulla. Prima o poi mi sarei dovuto aspettare che spawnavano i ragni. Dieci di danno. Lacrime lentissime. Dov'è il boss? Tutto di là, perfetto. Però non ci posso passare da qua perché dovrei bucare. Ok. Qua no. Qua no. Qua no. È uno dei boss più stronzi dell'universo, perfetto. Prendiamo, non si sa mai. Krampus prima o poi ci toccava. Vabbè. Niente. Speravo fosse il Brimstone al contrario, e invece l'ho fatto due volte, nello stesso verso, nello stesso modo. Purtroppo è un po' un terno all'otto. Non ero comunque. Vabbè, 1,80 era anche abbastanza veloce, forse c'era un hitbox troppo grande. Ragazzi, questo è un tentativo. Non so neanche quanto è durato, 17 minuti, potremmo anche ritentare, dai. Ritentiamo, vediamo che succede. Peccato perché 10 di danno è tanta roba. Chiave la prendiamo. Andiamo a vedere subito la stanza degli oggetti se c'è qualcosa che ci aggrada. E non è detto. Che bella stanza di merda. Impegniamoci un secondo, ok. Chiave nostra. Mi sta a venire dubbio quelle chiavi anche, però non credo, almeno le chiavi credo che sia legittima, tra virgolette. Guarda, preferisco Lemon Mishap. Una chiave ce l'ho per il prossimo piano. Giustamente questo piano era gratis, almeno quello. Dammi mostro. Ecco appunto, l'unico che vola. Va bene. Va bene.
Dico che non posso far nulla con le ammonisce. Va bene. Abbiamo anche trovato bombe, cosa che è veramente rara. Perché sì, è vero che ci sono tanti oggetti con le bombe, ma non ne escono così frequenti, mettiamola così. E quindi poi diventa un casino. Diventa un casino spostare le monete o i consumabili se finiscono davanti alla porta. Punto burp può essere buono se troviamo una carta o no, una pillola molto positiva tipo speed up o range up, no range up insomma mica tanto, o speed up o tears up, allora sì. Questo è quello che esplode. E le mille bombe d'Okuto. Le mille lacrime d'Okuto. Così. Poi faccio warp. No, ok, funziona solo con le pillole, quindi ero convinto che funzionasse anche qui. Quanto mi ha dato? 5 di danno, che al primo piano è tanto, al secondo è discreto, al terzo è insufficiente. Allora, Rosary. Allora, Rosary ha un vantaggio, se proprio la vogliamo buttare lì. Aumenta la possibilità. Scusate. Aumenta la possibilità di trovare la Bibbia. E tutti sappiamo che trovare la Bibbia implica che mamma e cuore vengono instashottati. Ed è l'unica veramente cosa interessante per The Lost in quell'oggetto. Cioè, è l'unico lato positivo che ha. E oltretutto la prenderei la Bibbia, anche più che la Momisha, chiaramente. Io non so, l'ho visto. Sì, l'ho visto perché era Rosary, perfetto. Ecco, mostro già mi piace. Perché viene quasi instakillato dalle Momisha. E mi dà anche un patto. Allora, questo mi dà. Cazzo, l'ho preso a fa? E adesso sono un coglione. Esatto. Oltretutto l'avevo già vista la stanza. Non ho parole. No, veramente, non boh, veramente. Sì, vabbè. Poi. Ora sì, lo prendo. Lo prendo perché almeno spariamo in maniera diversa e il gameplay diversifica un po', perché sennò mi viene a noia. Morire. Chiave. Moneta non mi interessa. Poi. Tears up ci starebbe proprio, eh? Di quelli però potenti. No, non dico number one, però un bel tears up. Ragman non mi dispiace, è una delle poche volte in cui non mi dispiace. Fuori un po' di sti cosi perché
sono colori diversi. Ci mette un po' tanto a caricarlo. Eh già. Non è saltato addosso. Un tier up l'abbiamo avuto. Meno 10, ecco, meno 10 è tanto. Meno 10 è interessante. Mi ha dato anche velocità delle lacrime, forse sì. No, non posso usufruirne, grazie mille però, eh. Allora, sapete che se trovo brimstone è una figata con questo coso, che spara 700 raggi di brimstone. Ha una lentezza folle, però diventa difficile poi morirci, quantomeno. Ok, non ho visto la stanza di oggetti, giusto? Mi sa di sì. Merda. Queste cose che rimbalzano. Allora, stanza degli oggetti. Siamo solo io e te. Dove mi posizionerei se fossi una stanza degli oggetti? Credo qua. Baby è quello figo, magari Ray Baby, che mi risolve le stanze da solo. E invece no, non mi tocca lui, mi tocca questo coso che quantomeno lascia un minimo di grip per terra. Vediamo chi è il boss. Doppio mostro. Ah no, aspetta, 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 aspetta. E infatti si staccano ancora, vero? Bello, mostro long contro mostro. Morire? Grazie. Questo lo posso prendere. Questo lo posso prendere, decisamente. Insomma, avere un 2020 gratuito così, se poi avessi anche 2020, parerei 8 milioni di lacrime. No, adesso avere brimstone veramente è una follia. Ma anche un aumento di danno, per esempio. Non devo fare troppo affidamento sul famiglio, ma su di me. Inutile, non vale la pena. Vale la pena perché aprendo uno di quegli scrigni c'è il rischio di trovarsi sommersi dagli oggetti che non possiamo prendere e dover fare tre ondate per l'anima del cavolo. No, bello. Ce la posso fare, ce la posso fare. Andiamo, no. Allora, Crystal Ball, la cosa figa qual è? Che ci rivela la mappa. Il problema qual è? Che spesso... Sto infarting totale. Ok.
che spesso lascia i cuori per terra, che non possiamo raccogliere. Ed è l'unica cosa, credo, che noi non possiamo raccogliere di quello che lascia. Chiave anche sì. Però la figata è che vediamo la mappa. E questo fa tanto comunque. Ti eviti un sacco di posti brutti. Ma perché l'ho fatto? Vabbè, meno campioni. Dove è andato? Ok, quindi possiamo già usarlo al prossimo livello. Bello perché spinge un sacco indietro sta cosa. E un orbitale che ci para un po' di danni. Basta con queste stanze stupide però. Cioè stupide, inutili. Uso perché tanto è inutile. Sappiamo dove dobbiamo andare, sì. Quindi dobbiamo andare di qua. Ok, scendiamo. Chiavi me le cucco io, adesso te lo lascio. No, non ci piace. E ok. L'abbiamo sfangata. Qua? Qua quasi no. Non mi ricordo manco più che fa quel trinket. Siamo messo messo. E quello non è bello, no? Cose strane, non la so gestire, non la so gestire veramente. Che cosa fa quella roba? Una sorta di moneta strana. Allora aspetta un attimo. Ok, quello lo vogliamo evitare, andiamo diretti lì e poi boss. Ci mette di più a caricare il nano malefico lì. Ok, qua c'è l'item room. Okay. Stavo dicendo questa è una stanza facile. E invece no. Che c'è quel campione lì che scassa un po' le palline. Allora, se intanto mi devo dare palle a questo, mi faccio un favore. Oh. Al campione ci pensiamo. Dov'è l'altro? Un altro campione. Sembra giusto che uno non era sufficiente.
stanza gratis. È totalmente inutile che salti cross, ma va bene. Altro non c'era e quindi. La chiave è mia. Questo è un po' un problema. Questa stanza è un po' una merda. Devo riuscire a uccidere i ragni nel momento in cui spawnano, perché dopo diventa problematico. Oppure, esatto, uccidere ste robe. Mi sega sto coglione. E invece mi sega lui un'altra volta. La mia nemesi Krampus. Quantomeno l'abbiamo fatto. Siamo tolti dalle palle una volta per tutte. Ma la rischiata quanto? Allora, no, fermi un attimo. Che giro del cazzo. Un tirzotto. Assolutamente no. Però io, al contrario vostro, posso sparare attraverso questi aggeggi. E voi vi attaccate al piffero. Si vedeva mica per niente. No? Beh, visto che non lo posso prendere. Vai, divertiti. Boss. Mi piacerebbe un sacco avere del danno, per esempio.
Non ci sto credendo. Vabbè, non è giornata, ragazzi. Abbiamo provato due run e abbiamo capito che non è giornata. Va bene, ragazzi, questo è quanto. Sarà una quarantina di minuti di video alla fine della fiera. E ci si sente alla prossima. Ciao a tutti.